La vita sentimentale di Gwendagoria sembra essere stata abbastanza turbolenta. Secondo il gossip, nel passato della concorrente del Grande Fratello VIP, si nasconde un altro uomo oltre Telemaco dell'Aquila, saltato fuori nelle ultime settimane durante la sua permanenza all'interno della casa di Cinecittà. Tra le pagine del settimanale Chi, Christian Marzullo, il famoso altro uomo di cui ha parlato anche mamma Maria Teresa Ruta, preferivo accanto a te un uomo della tua età, magari scapestrato, aveva detto Maria Teresa a Gwenda dopo essere stata messa al corrente del legame della figlia con un uomo sposato, ha votato il saggio sulla sua relazione con la vippona. In arte mi chiamo Christian Marzullo, ma il mio vero cognome è Leone. E ho avuto una storia con Gwendagoria. Sono io lo scapestrato di cui parlava Maria Teresa Ruta nella casa. Nessuno può smentirmi perché custodisco SMS, foto, chat, ma tante persone conoscono la verità dei fatti e quello che è successo tra noi. Tra queste anche Telemaco, che è un collega di lavoro. Christian ha spiegato di avuto una storia con Gwenda prima che lei incontrasse Telemaco. Lei torna a Sharm il 2 gennaio. Mi avverte quando è in aeroporto. La rivedo ma non scatta quella molla che si chiama amore. Non mi sento pronto. Non vado in aeroporto a prenderla, mi sento frenato. Ci rivediamo, ha raccontato, al Coral Bay e sono lacrime. Lei è una ragazza d'oro, sia chiaro, ma si trascina dietro una situazione molto dura, di quelle che ti segnano per sempre. Quella sera litighiamo e lei si fa consolare da Telemaco. Lo stesso Telemaco mi rimprovera, perché la fai soffrire? Secondo quanto raccontato da Marzullo, dopo la lite Gwenda avrebbe baciato Telemaco e lui avrebbe deciso di chiudere, dico me ne vado, in questa storia siamo troppi. Intanto Olga, la moglie di Telemaco, rivuole il suo uomo. Gwenda e Telemaco litigano e la Goria torna da me, posso documentare tutto. Mi ripete ho voglia di leggerezza. Ci siamo visti in spiaggia, in palestra, nei luoghi aperti in quel periodo di restrizioni, ma io, dopo averla vista con Telemaco, non me la sono sentita. Gwenda non potrà mai smentire questo. Nemmeno che si è presentata nella mia stanza, di notte, per cercare l'ennesimo confronto ma io, ripeto, ho bloccato tutto. Ha fatto avanti e indietro tra me e Telemaco. Davanti a testimoni.